Dottoressa Pizzi, quando si parla di igiene orale del bambino, si sottolinea sempre l'importanza della fluoroprofilassi, specie nella prima infanzia. Qual è il ruolo del fluoro nella prevenzione dei disturbi dentali? Allora, il ruolo del fluoro è molto importante perché si è visto che nel mondo la diminuzione di incidenza della carie è data proprio dall'utilizzo del fluoro, specialmente appunto nei bambini e negli adolescenti. Il fluoro ha un ruolo molto importante perché il suo utilizzo porta a una diminuzione di incidenza della carie perché rimineralizza lo smalto, lo robustisce. Rimineralizza anche delle carie, diciamo, iniziali e ha un potere antimicrobico verso lo Streptococcus mutans, che appunto è il batterio che è il maggior artefice della carie, in quanto inibisce la moltiplicazione di esso. Quindi l'odontoiatra ha una figura molto importante nella prevenzione della carie perché deve anche istruire i bambini alla corretta igiene orale. È ovvio che dai 0 ai 3 anni i bambini, cioè la pulizia con i denti, lo spazzolamento è destinato ai genitori. E invece dai 3 ai 6 anni i bambini acquisiscono una buona manualità nel spazzolamento giornaliero. E il protocollo per la prevenzione suggerisce di spazzolare i denti almeno 2-3 volte al giorno, usando dei dentifrici adatti come contenuto in fluoro all'età dei bambini. In relazione proprio all'età e particolarmente poi l'uso anche di colluttori serali al fluoro, perché proprio per mantenere un adeguato apporto di fluoro nel cavo orale che appunto previene sempre appunto la carie. E invece l'uso di gel fluorati e quindi di applicazioni locali di fluoro viene indicato ai bambini che hanno un'età maggiore di 4 anni, che hanno una maturità del riflesso della deglutizione. E questo viene fatto in genere, quindi la fluoroprofilassi, è definita così l'applicazione di fluoro locale, e viene realizzata in linea di massima consigliata 2 volte l'anno ogni 6 mesi ed è un'applicazione indolore e molto veloce perché viene fatta tramite dei porta impronte usa e getta in cui viene messo un gel fluorato e viene applicato in bocca al bambino per circa 4 minuti. È una specie di bombardamento di fluoro che aiuta moltissimo appunto a irrobustire lo smalto, perché proprio nell'età infantile i ragazzi ancora non hanno una capacità di pulire in maniera perfetta ed è proprio il momento in cui iniziano le prime carie sui denti anche permanenti, oltre che sui denti da latte. Quindi è altamente consigliato l'utilizzo appunto del fluoro con la fluoroprofilassi. Come un altro presidio di prevenzione primaria sono le sigillature. Le sigillature sono invece l'applicazione di sempre vernici fluorate o altri materiali che vanno a sigillare proprio i solchi dei primi molari, i denti permanenti, che escono solo una volta e quindi questo vuol dire che non hanno un dente deciduo precedente. E appunto facendo queste sigillature si previene, e bisognerebbe farle entro o almeno massimo un anno dalla fuoriuscita dei denti permanenti, cioè dei sesti e dei settimi, e previene l'insorgenza della carie proprio sulle superfici masticatorie. Quindi è molto importante usare questi presidi di profilassi che sono fondamentali proprio per la profilassi della carie. È vero che la placca e la carie si possono evitare osservando una corretta alimentazione, fuori pasto inclusi? Allora, questo è molto importante perché la dieta svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione della carie. E questo perché? Perché si è visto che l'apporto di zuccheri particolarmente, di carboidrati, infatti il carboidrato deriva da glucos greco che vuol dire dolce, e quindi l'utilizzo di cibi zuccherati con zucchero è uno dei maggiori artefici appunto dell'insorgenza anch'essa della carie. Di zuccheri bisogna distinguere due tipi perché esistono carboidrati semplici e carboidrati complessi. I semplici praticamente sarebbe il cosiddetto zucchero, quello che si chiamava appunto volgarmente zucchero, e che si ritrova molto nelle merendine, nei biscotti, nelle bevande dolci, nel miele. Il carboidrato complesso invece sarebbero gli amidi, che sono praticamente i costituenti della pasta, del pane, insomma, delle patate. Sono sempre carboidrati, ma sono dei carboidrati che hanno un'incidenza lessiva minore rispetto allo zucchero vero e proprio.
E per spiegare perché è importante lo zucchero bisogna parlare della placca dentale, perché la placca dentale è un film bioadesivo, un biofilm di un'aggregazione di germi che sono anche molto adesivi, aderiscono appunto alla superficie dentale e se dopo un passo non c'è lo spazzolamento corretto entro 20 minuti, i batteri iniziano a praticamente che stanno appunto in questa placca, iniziano a produrre acidi e gli acidi sono quelli, infatti il legame è placca e quindi acidi, inizia a demineralizzare lo smalto e quindi a provocare la carie. Ecco perché diciamo che è importantissimo il fatto di evitare i fuoripasti di questo tipo, è importante quindi mangiare a pasto, ovviamente i dolci non si possono eliminare perché sono anche molto importanti nello sviluppo anche psicofisico dei bambini che sono in età evolutiva, però limitare diciamo lo zucchero al pasto principale, pasti principali perché si suppone che subito dopo si abbia appunto uno spazzolamento corretto. E quindi evitare assolutamente dei fuoripasti dolci, però sostituirli con frutta, latte, quindi yogurt, bevande non zuccherate, tipo frullati appunto naturali, che praticamente hanno un contenuto di carboidrati ovviamente minore. E quindi è fondamentale in questo senso la dieta. La malocclusione impedisce la normale respirazione e, se trascurata, può provocare disturbi più importanti. Cosa si può fare per contrastare la malocclusione in età infantile? Allora, sono contenta di questa domanda perché praticamente riguarda la maggior parte della mia attività professionale, perché in quanto come ortodontista e neodologa mi occupo di questo da circa 25 anni. Allora, è importante conoscere cos'è appunto la malocclusione e la respirazione fisiologica. La malocclusione praticamente è una cattiva, vuol dire cattiva chiusura. Ed è correlata sia alla respirazione e alla respirazione non fisiologica, perché la respirazione deve essere nasale inizialmente e non per la bocca, se no si chiama respirazione appunto orale, che non è fisiologica. E praticamente questa correlazione fra malocclusione e respirazione esiste anche una correlazione fra malocclusione e abitudini viziate. È importante quindi in queste fasi, quindi nella fase infantile iniziale, nella fase proprio di evoluzione, che vengano trattate queste malocclusioni con un'ortodonzia ortopedica precoce, perché porta a un vantaggio sia nello sviluppo migliore delle basi ossee, sia una stabilità dei risultati, e sia poi a diminuire la fase successiva di ortodonzia fissa, che sarà a quel punto più breve e meno difficoltosa, e non ultimo sicuramente una diminuzione di estrazioni nella fase di ortodonzia fissa e una soddisfazione maggiore dei pazienti, specialmente dei genitori. Allora, parlando appunto della malocclusione, delle abitudini viziate, bisogna ricordare quali sono le abitudini viziate che provocano malocclusione. Essenzialmente ci sono appunto il succhiamento del dito, l'uso del ciuccio oltre i 24 mesi, la deglutizione atipica infantile, che è un residuo, un ricordo della nostra deglutizione di quando da neonati si succhia il seno materno o il biberò, e l'interposizione e il succhiamento del labbro inferiore. Questo che cosa provoca? Provoca la formazione di un palato stretto, e il palato stretto provoca a volte anche uno scivolamento della mandibola da un lato rispetto a un altro, provocando delle alterazioni proprio di crescita a livello del condilo. Il condilo è la parte della nostra mandibola che si va a intersecare con la cavità glenoide, insomma la nostra articolazione temporomandibolare, e questo può provocare quindi delle asimmetrie faciali perché un condilo si sviluppa di più rispetto a un altro, creando proprio delle deformità. E, oltre a questo, appunto, il discorso a parte è la respirazione orale.
La respirazione orale spesso noi vediamo, arrivano appunto alla nostra osservazione dei bambini che hanno un aspetto proprio da un bambino che respira con la bocca aperta, perché ha delle ostruzioni o ha dei problemi di adenoidi, problemi di iperplasia, diciamo, della mucosa del naso per riniti. E allora a questo punto cosa succede? Anche la mandibola si posiziona sempre in una posizione più bassa e più indietro e presenta delle occhiaie e non riesce quindi ad avere una buona ossigenazione. E anche in questo caso, come per le abitudini viziate, si hanno palati stretti. Quindi è importantissimo che i genitori portino i bambini a controllo dai 6 agli 8 anni, perché proprio intervenendo in questa fase si possono fare delle ortodonzie ortopediche agendo sulle basi ossee e quindi portando a una migliore funzione sia dello scheletro che dei tessuti molli sovrastanti. Ecco perché, insomma, questa è una cosa molto importante. Dottoressa Pizzi, l'apparecchio ortodontico è una soluzione che molti bambini e ragazzi temono perché si pensa faccia male e sia antiestetico. È così? Allora, questa è una cosa da sfatare nell'ortodonzia sicuramente moderna, perché diciamo che si è volta molto alla ricerca verso materiali sicuramente sia più estetici e anche delle tecniche che impieghino delle forze più lievi. Più lievi nel senso di forze vengono chiamate biologiche. Biologiche perché? Perché praticamente agiscono a un livello del rimodellamento, del sostegno del dente, quindi dell'osso in cui il dente ovviamente si muove per allinearsi, in maniera più naturale, dando anche una migliore stabilità a distanza. E quindi dal punto di vista estetico esistono tanti tipi di attacchi. Gli attacchi sono appunto facenti parte dell'ortodonzia fissa e si chiamano appunto attacchi o brackets, che hanno vari materiali tipo porcellana e altri materiali sempre trasparenti tipo zaffiro e cose varie. E ci sono anche delle tecniche che usano degli allineatori trasparenti, che quindi vengono definiti invisibili, ma comunque sono trasparenti, e specialmente nel paziente adulto hanno una visibilità molto minore. E tutto ciò quindi ha permesso anche ai pazienti più reticenti di avvicinarsi a una tecnica ortodontica, un'ortodonzia. Che è molto importante perché l'ortodonzia non è una branca estetica, è una branca che guarda molto alla funzione, perché se si raggiunge un buon allineamento dentale, un buon equilibrio della muscolatura orale, vuol dire avere anche un buon equilibrio della propria articolazione temporomandibolare. E quindi ha un vantaggio per la salute generale dell'individuo. Quindi adesso si può sicuramente affrontare l'ortodonzia in maniera molto più serena e come una chance in più per stare bene. Grazie, dottoressa. Grazie a lei.